Da pochi giorni l'Italia è in guerra e a Trapani, già per parecchie volte anche di notte, è suonato il lugubre brulato delle sirene d'allarme, ma non è successo nulla, forse si è trattato di ricognitori nemici. La popolazione non è sfollata anche perché tutti gli uffici pubblici e privati funzionano regolarmente in città. Il mito della nostra potenza militare ha fatto dimenticare che Trapani è l'unica base aeronavale del Canale Sicilia. E che può essere bombardata da un momento all'altro. È la mattina del 22 giugno del 1940. Spira un leggero vento di libeccio. La città è calma, la popolazione attende alle sue normali occupazioni. Nessuno può immaginare che fra poche ore la dea Parca reciderà il filo di tante vite umane. Intanto, in quella mattina, a poche decine di miglia di distanza sui campi di aviazione ad Africa, francese, Tunisi, si stanno apprestando gli aerei destinati a bombardare Trapani, dove apporteranno morte e distruzione, mostrando improvvisamente alla pacifica popolazione il volto macabro della guerra. Alle ore 12:20 vengo chiamato in prefettura per alcune pratiche d'ufficio e mi reco nella stanza del dottor Corselli per trattare tali pratiche. Improvvisamente percepiamo due strane, lontane esplosioni che fanno tintinnare sinistramente i vetri delle finestre. Ciò ci impressiona molto. Interrompiamo la conversazione e scendiamo nell'atrio del palazzo per ripararci, se necessario, nel ricovero in corso di costruzioni. Altri funzionari e molti cittadini, che hanno pure udito le due detonazioni, sono scesi per riparare nel ricovero. Non vi è allarme, è tutto è tranquillo, però aleggia una calma quasi irreale. Sui nostri volti si legge la preoccupazione, perché abbiamo il presentimento che qualcosa di grave stia per accadere. Sono le 13 meno qualche minuto. Siamo fermi davanti al portone della prefettura quando percepiamo il rumore di un aereo che si avvicina rapidamente. E infatti scorgiamo un biplano che sorvola la caserma Fardella a bassissima quota. Ci sembra un nostro apparecchio, un CR-42. Invece poi apprendiamo che si trattava di un caccia francese di scorta ai bombardieri che in quel momento stavano per giungere sull'obiettivo. Ho immediata percezione che si trattano di aerei militari nemici. Entriamo subito nel portone, ripariamo nel ricovero. Fra breve gli aerei rovesceranno il loro carico mortale. Infatti, dopo pochi istanti, in piazza Vittorio Veneto scoppiano le prime bombe e il portiere della prefettura, il signor Anselmo, che non ha fatto in tempo a ripararsi, è investito in pieno dalle schegge. Brandelle di carne vengono proiettate sulla volta dell'androne e vi rimangono appiccicati. È uno spettacolo raccapricciante. Anche il brigadiere di pubblica sicurezza Pellegrino cade ferito, sollevato dal commissario di pubblica sicurezza Mirto e da altri. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma le schegge non perdonano ed infatti morirà dopo pochi giorni. Intanto le batterie della difesa hanno aperto il fuoco, ma il bombardamento prosegue, sempre con molta violenza. Siamo storditi dal fragore delle bombe che scoppiano vicinissime, mentre il terreno trema sotto i nostri piedi. Una mitragliatrice, forse piazzata sul terrazzo della caserma Fardella, spara a continue raffiche. Nel ricovero siamo tutti nervosissimi e silenziosi. Solo alcune donne piangono convulsivamente. Ci sentiamo annientati ed abbiamo tutto il senso della fine imminente. Mentre il mio pensiero è proteso verso i miei cari, già sfollati a Salemi, tutto il palazzo è scosso da boati e siamo assordati al fragore del crollo dei tetti e di murature. Abbiamo la sensazione che moriremo schiacciati sotto montagne di macerie. Per nostra fortuna le bombe che hanno centrato il palazzo proprio sulla nostra verticale sono scoppiate sul tetto ed il materiale crollato viene sostenuto dai pavimenti dei piani più bassi. Nel ricovero c'è gente svenuta, le donne pregano, piangendo, forse preghiamo tutti. Io ho acquistato una grande tranquillità perché mi sono rassegnato alla ineluttabilità del destino. Sono sicuro che solo un miracolo potrà sottrarmi alla morte. Il rumore degli scoppi è assordante, ogni attimo sembra un'eternità. Guardo verso l'atrio e sono improvvisamente quasi accecato da una grande vampata rossa che si è sprigionata dal suolo.
non ho alcuna detonazione, ma ricevo un violentissimo colpo al petto che mi proietta a terra. Il bombardamento ha colpito tutti i quartieri cittadini. Ovunque sono i segni della distruzione. Decine di cittadini sorpresi nelle strade, nei posti di lavoro, nelle case, hanno perduto la vita. Molto alto è il numero dei feriti. Per la popolazione è incominciata la tragedia della guerra, che avrà il suo tremendo epilogo il 6 aprile del 1943, quando la città venne sottoposta a terrificante bombardamento aereo dalle truppe anglo-americane, che distrusse completamente il popoloso quartiere di San Pietro e causò la morte di 6.000 cittadini. Nel ricordare con commozione tutti questi cittadini, uomini, donne e bambini, annientati dalla bieca furia della forza e della distruzione, speriamo che la bontà divina riservi all'umanità un futuro di pace e di fratellanza. Con queste parole cessa l'articolo e il ricordo di Gennaro Pastore, che ricordo è apparso sul giornale Il Faro il 18 giugno del 1962. Trapani, prima del 40, era una città non bella, bellissima. La sua distruzione, il 22 giugno del 40, fu disastrosa. Ricordiamo semplicemente che l'archivio storico della città fu raso al suolo e con esso furono annientati le memorie e i ricordi di questa magnifica città. Poi, nel 43, la distruzione continuò e Trapani fu completamente rasa al suolo. Quello che noi chiediamo è che Trapani possa ritornare ad essere quella che è stata, la capitale della Sicilia occidentale.